Tutti da piccoli abbiamo visto almeno una volta Holly e Benji, il mitico cartone animato giapponese dove le leggi della fisica e della geometria sono ignorate. Noi qui di testa abbiamo analizzato un fenomeno che frequentemente notiamo nelle puntate, la deformazione del pallone quando viene calciato. Tale oggetto assume una forma insolita simile a quella di un ovale. Per dimostrare la nostra ipotesi bisogna ricordare che il pallone è considerato in fisica come un corpo continuo e non rigido, poiché i corpi rigidi non subiscono alcuna deformazione, mentre il pallone da calcio, anche nella realtà, si deforma in modo meno rilevante. Il fenomeno è dovuto principalmente al secondo principio della dinamica. Quando il ragazzo calcia il pallone, lo fa accelerare partendo da fermo, applicando così, durante il tiro, la forza impressa. Quando invece la palla è in volo, è soggetta alla viscosità dell'aria, che ha un forte impatto sulla deformazione finale del pallone. Nonostante la forza applicata dal tiro, il pallone cade sempre a terra per via della forza di gravità, che possiamo considerare trascurabile perché non ne determina la deformazione, ma solamente la traiettoria del pallone. Inoltre, possiamo paragonare la deformazione del pallone alla compressione di una molla, riconducibile alla forza elastica. Non avendo dati riguardo la forza elastica, abbiamo pensato al pallone come punto materiale in equilibrio statico. Di conseguenza abbiamo considerato la forza peso uguale a quella elastica. Con dei calcoli abbiamo trovato la costante elastica di un pallone normale, 1 per 10 alla quinta newton su metro. La costante elastica di un pallone calciato da Holly è di 1,9 per 10 alla terza newton su metro. Oltre alla forza di attrito statico che agisce in senso opposto alla direzione in cui viene calciato il pallone, dobbiamo tener conto anche dell'attrito viscoso dell'aria che imprime la sua forza sulla palla. Mettendo a confronto la forza di attrito viscoso del pallone calciato da Holly e quella di un pallone reale, notiamo che quella generata dal pallone di Holly è infinitamente maggiore rispetto a quella generata da un pallone reale.